L'ottesima giornata di campionato per i ragazzi di Bernini vede una trasferta insidiosa sul campo della vincitrice del campionato di promozione 2012-2013 e che da neopromossa insidia, o meglio, convive in terza posizione in classifica proprio con i gialloblu. Padroni di casa che vengono da 7 risultati utili con l'ultima sconfitta in trasferta con l'allora capolista Sestese il 10 di novembre, ben oltre 2 mesi fa. Formazione gialloblu che dopo la sconfitta casalinga con il Porta Romana si trova per la prima volta al terzo posto dopo aver tenuto sempre minimo la seconda posizione nelle prime 17 giornate. Formazione mister Bernini che si ripresenta con la formazione che ha chiuso l'anno 2013 con la vittoria, il doppio gioco di parole per 2-1 con la coppia Menichini-Pagnotta e con dietro Pallara. Squalificato dal vivo, sostituto naturale, Gori, coppia centrale con Silei. Frediani pronto a fare il suo ingresso a gara iniziata. Formazione casalinga imbattuta tra le mura amiche che deve far sedere per indisponibilità Mencagli che con Monaci erano coppia d'oro per gli Amaranto Blu. Direzione di gara affidata al signor Baschieri di Lucca e con le riprese di Alessandro Del Becaro e sotto lo sguardo e la protezione del giovane Matteo Roghi che campeggia dietro la porta di sinistra diamo inizio alla partita. Quinto minuto punizione a centrocampo di Ciurlia che vede il colpo di testa di Monaci che il palo gli nega il vantaggio al capocannoniere del campionato. 13° minuto, il cross dalle retrovie vede il tiro di Monaci che diventa un assist per Martino che da solo non sbaglia il vantaggio 1-0. Genio quindi fa anche dei falsi rimbalzi. Attenzione su questa fascia. Eccoci. E il gol al 13° minuto. Possesso palla nettamente gialloblu, ma sono i padroni di casa a creare azioni e idee interessanti e pericolose. Al 33° minuto Meacci batte morbido per la punizione con lo schema che vede come terminale Menichini, girata di destro che vede la parata a terra di Liberali. Questa è l'unica occasione per la formazione di mister Bernini nei primi 45 minuti di gara. Finisce il primo tempo con i padroni di casa meritatamente per le occasioni, ma gialloblu figline che deve essere più concreta. Stesso canovaccio nella ripresa con formazioni invariate e gialloblu figline quasi sempre a possesso di palla e al 20° minuto Zacchei di tacco tocca per Monaci che trova Ortolani a chiudere l'azione del capocannoniere del campionato. Al 28° minuto Menichini ci prova da punizione ma il suo destro è fuori dello specchio controllato da Liberali. 5 minuti di recupero non bastano alla gialloblu figline che non trova la via della rete come nella prima parte del campionato che adesso si vede anche scavalcare proprio dal Foiano e raggiunge la peggior posizione in campionato e domenica al Del Buffa c'è il derby con la San Giovannese. Un po' di gioco avevamo già, anche i giocatori dicevano la stessa cosa, bisogna stare attenti ai rimbalzi anche perché hai visto anche a centrocampo il manto non è omogeneo e quindi fa anche dei falsi rimbalzi. Attenzione su questa fascia. Eccoci. E il gol al 13° minuto. Meacci e Pallara. Menichini in solitario davanti a Liberali o comunque in area in totale fuorigioco. Poi rientra Menichini. Eccolo lì, Menichini, il tiro, la parata di Liberali. Schema. Tommasini. Il lancio lungo è di Liberali, Donadio, alla meglio Vannini. Goracci cerca Zacchei, colpo di tacco ancora il numero 7. Monaci forse con una mano entra in area, esce Carlo Alberto Ortolani, bravissimo Ortolani, chiamato in causa. 20° minuto. Vediamo se sarà il numero 9 della formazione gialloblu a cercare lo specchio della porta. Si invertono. Anzi, va di prima Menichini probabilmente a concludere. È 7 volte che la sposta. Menichini.
Menichini sul pallone, barriera foltissima, circa 5 uomini del Fogliano e 2 della Gialloblu Figline. Menichini, il tiro, il controllo da parte dei liberali. Mister Brini, una partita che ha visto la vittoria del Fogliano, 8 gare consecutive in battuta, un 2014 che la vede la seconda posizione come minimo, perché insomma il Lanciotto non sappiamo il risultato, ma il Castelnovese ha allungato, ma le altre poi hanno perso, insomma, quindi insomma un bel inizio 2014. Sì, anche una buona fine del 2013, sì, vedo che sei ben informato. E, niente, abbiamo registrato qualcosina e... ci ha permesso un po' di essere un pochino più solidi in fase difensiva, poi sto zitto, può darsi la prossima partita go smentito. Niente, oggi siamo contenti perché il risultato è venuto contro una signora squadra. Sapevamo che il possesso sarebbe stato più dei nostri avversari, magari anche il nostro pensiero era cercare di essere velocemente rapidi a fare gol o a cercare di fare gol, e sono contento di come è andata. Insomma, abbiamo secondo me creato tre o quattro situazioni buone per fare gol. Monaci, Zacchei, Martino, laggiù quando corrono partono, fanno una rapidità impressionante, questa è una delle forze di questo Fogliano. Unire magari la velocità di pensiero di Zacchei alla velocità effettiva di Monaci, Martino, ci metterei anche Donadio, che da quel punto di vista è anche Mostacci quando parte da dietro. Una squadra che tiene il campo, lo cerca di difenderlo, cerca di fare male al momento giusto. Le nuove arrivate in eccellenza stanno facendo tutte e due molto bene. Sì, io non mi aspettavo un campionato di così alto. Cioè, molti dicono il livello è basso perché c'è parecchie squadre in pochi punti. Io sono del parere opposto, anche se non ho avuto modo di allenare in eccellenza altri anni. Quindi secondo me il livello è alto, molte squadre sono molti punti, vuol dire che tutte le squadre sono competitive e quindi ogni partita vale di più, e ho visto che anche la Bucinese come noi sta andando bene in classifica. Questo forse anche da Bucine c'è un allenatore che un po' di tempo che è lì, forse il lavoro può pagare anche contrariamente a quello che qualche volta pensano le società. Valdarno Fiorentino, Valdarno Aretino, Arezzo, provincia d'Arezzo, tutti dicevano Bucinese, Castelnovese, San Giovanni Valdarno, non è che poi alla fine arriva il Fogliano e batte tutti? No, noi facciamo il lavoro che si deve fare, raggiungere al più presto i 40 punti. Però prendiamo atto che se con squadre di questo spessore riusciamo a tenere il campo e essere pericolosi, prendiamo atto che stiamo migliorando e questo ci deve spronare per migliorare ancora. Poi sono il primo a sapere che domenica a Porta Romana sarà una partita più che difficile, perché mi sembra, hai detto, che hanno perso in casa, quindi ecco, sarà dura. Tenere il pallone, Andrea, per quasi 80 minuti e prove uscire da sconfitti fa rabbia perché abbiamo preso questo gol a freddo che non ci voleva, una mezza disattenzione, poi insomma dalla panchina non è che si veda tanto bene, quindi lo rivedrò. Poi abbiamo provato a giocare, loro giocavano esclusivamente tutti dietro la linea della palla con questi palloni lunghi, dove con i suoi attaccanti rapidi, bravi, qualche volta ci hanno messo in difficoltà, però ha detto bene te, abbiamo fatto tanto possesso, abbiamo avuto due o tre occasioni, una grande con Menichini, il primo tempo è stato bravo il portiere su quello schema di punizione, e poi abbiamo sbagliato sicuramente qualche scelta davanti negli ultimi 20 metri, che magari è quando si poteva tirare, siamo voluti rientrare. Cercheremo di lavorare in questo, perché diciamo che oggi è mancato un po' questo qui, qualche errore tecnico ci può stare, perché ci può stare, il campo non era male, però insomma neanche proprio bellissimo, però insomma sappiamo in eccellenza campi sono questi, e quindi non ci attacchiamo, non cerchiamo alibi
Quindi niente, l'unica cosa che dispiace è, ecco, perdere queste partite. Dispiace perché insomma io se avessi vinto una partita del genere non sarei contento. Una gara che ci è sembrato di vedere una Gerblofini un po' scarica psicologicamente, non tanto atleticamente. Ma io questo può darsi, se si è visto questo può darsi. Io ho visto che insomma i ragazzi si sono impegnati, hanno cercato di dare tutto quello che avevano e niente, purtroppo insomma non abbiamo creato tantissimi pericoli alla loro porta, anche se, ripeto, poi dopo anche gli ultimi 25 minuti, mezz'ora, ho provato a inserire Emiliano per vedere se dava un pochino di qualità, però un assedio fino agli ultimi 20 metri e non c'è stato, insomma, poche conclusioni. Lavoreremo sicuramente con questo, però insomma non facciamo drammi perché volevo dire, non eravamo sicuramente dei fenomeni prima di Natale, non siamo dei brocchi adesso, quindi fiducia, continuiamo e cerchiamo di tirarsi fuori da questo periodo negativo per noi. Al di là della classifica, domenica c'è una partita in casa che è una storia a sé, che è il derby, e potrebbe essere questo il punto di svolta? Ci è già capitato anche nel girone di andata di perdere due partite consecutive, sappiamo che questo campionato si può vincere e perdere con tutti. Oggi sicuramente insomma è una sconfitta che ti lascia un po' di rammarico per discorso del possesso, non so, le partite non si vincono col possesso palla, però detto lavoreremo, domenica c'è la San Giovannese, squadra importante, squadra che so che oggi mi sa che pareggiato in Calenzano, ma questo ti fa capire quanto sia difficile questo campionato, ho detto che se non sei sempre al massimo è difficile per tutti e contro tutti. Una partita che si prepara da sola, cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi e poi staremo a vedere. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on.